Questa è una città che si dispiace, che quanto canta si dispiace. Però è del tutto evidente che chi non si dispiace non può fare politica, perché non può procurare la gioia dove non c'è. Questa è una città che si dispiace. E il dispiacere è il sentimento che ti fa fare l'impossibile. Per chi sta a scuola, i ragazzi che studiano Kant si trovano la critica del giudizio che parla del piacere e del dispiacere. In genere si dice che parla di un'altra cosa, ma parla del piacere e del dispiacere. E parla del piacere in ragione del bello e del dispiacere in ragione del sublime. Perché il piacere del bello è quando tu ti trovi di fronte a qualche cosa che puoi contenere, che ha una forma, che ha anche un'armonia, che è proporzionata ed è bella. Ma il dispiacere ce l'hai di fronte a qualche cosa che non riesci a contenere, che non ce la fai. Può essere anche troppo bello, può essere anche troppo brutto. Però il dispiacere ti spinge al sublime, cioè a trovare il possibile dove il possibile non c'è e quindi a fare l'impossibile. Noi stiamo vivendo in qualche modo in una situazione dove il piacere e il bello si sono separati. Noi viviamo questa separazione tra il piacere e il bello. Pensate ai social. Io devo mettere mi piace anche sulla cosa più terribile. E ci si dicono delle cose terrificanti, delle offese, delle aggressioni. Anche la politica si fa per social e piace, ma non è bella. Piace. C'è un piacere che non conosce più il bello. Per cui metti mi piace, cioè il piacere si è reso autonomo dal bello. Non importa come lo fai, che cosa, non importa. Importa il piacere. Così come, guardate, il potere si è separato dalla politica. La politica non ha più potere, il potere è del tutto autonomo. Le persone si tengono insieme per il potere, non per una scelta. Attenzione, non per una scelta. E non certo per il dispiacere, perché chi non si dispiace, ripeto, non può procurare la gioia laddove manca. Chi non si dispiace va per un piacere che non troverà il bello, men che mai riuscirà ad essere sublime. E noi stiamo vivendo questa situazione e ci lamentiamo della mancanza di futuro. Guardate, il problema è che noi stiamo vivendo un presente senza tempo. Si sente ripetere dalle persone, non ho tempo, adesso non ho tempo, non ho tempo. Oh, nessuno ha tempo nel momento in cui maggiormente abbiamo la liberazione del tempo. Cioè, è paradossale. Abbiamo tanto tempo, cioè le persone che vanno in pensione, faccio un esempio, andategli a dire, insomma, mi fai questa cosa, non ho tempo. Ma probabilmente il nostro tempo è, abbiamo paura piuttosto del vuoto, quindi del nulla, e quindi probabilmente di questo presente che sembra non avere tempo perché non ha neanche memoria. Io l'altro giorno, quando ho sentito che la Francia aveva ritirato l'ambasciatore, ho pensato a quelli che leggeranno sui libri di storia, quell'anno fu ritirato l'ambasciatore e diranno, accidenti, cosa è successo? Sarà stata la guerra, non è successo niente. Cioè è un tempo in cui non succede niente. Cioè uno dice una cosa, ma non il mi piace finisce esattamente in un altro mi piace. C'è tanto dispiacere, devo dirlo, in questa, anche in questo titolo, insomma, della comunità del millennio. E forse il dispiacere, permettetemi di dire così, è un poco tra il desiderio e la nostalgia, che sono due sentimenti che sono riflessivi l'uno con l'altro, perché la nostalgia è, come dire, il desiderio di ciò che non ritorna, che c'è stato e che non ritorna. Il desiderio è la nostalgia di ciò che non si è vissuto. È paradossale, ma si rimandano, e noi siamo tra desiderio e nostalgia, in qualche modo.
Però sentendo Leggett e sentendo quello che mi ha preceduto, sì, mi viene da ripetere questo: devo parlare della felicità, devo parlare di ciò che ci rende felice, di come possiamo immaginare la felicità in questa parola, la comunità del millennio. Forse dovremmo dire le comunità del millennio. Ma ci arrivo subito. Quello che mi viene da riflettere però è questo, che non basta sapere bene le cose. Non basta sapere bene le cose, se poi non si sa che cosa è bene fare. Il punto è esattamente questo. Vedete che il bene, non basta sapere bene le cose. Uno le sa bene le cose, però sa che cosa è bene fare. Vedete che il bene una volta è una cosa, un'altra volta è un'altra cosa. Cioè, io posso saper fare bene una cosa, ma so poi che cosa è bene fare. So che cosa è bene del sapere che io so. Cioè, basta avere la competenza. Guardate, quel bene, ci arrivo subito, sarò veloce, mi perdonerete. Quel bene riguarda una relazione. Io sto facendo una campagna continua nelle scuole in cui dico, guardate, non fate più le interrogazioni a scuola. Non le fate più. Non chiedete se sanno bene quella cosa. Non chiedetegli l'interrogazione, non chiedetegli quando è nato quello o che ha fatto Napoleone o di dirvi la storia di Napoleone. Chiedete piuttosto, invece di interrogare sul quello che deve sapere bene, chiedete piuttosto, ma tu cosa pensi di Napoleone? Ma tu cosa pensi di questa cosa? Cioè, liberiamoci da questa interrogazione, dal sapere bene le cose e cerchiamo di capire che cosa è bene fare. Quel bene è inquietante, perché un chirurgo che sa fare bene i suoi interventi può operare quando non è proprio il caso. E allora come si fa? Allora vedete che sapere bene le cose riguarda la competenza. Quello sa tutti i libri di medicina, ma è un medico sapendo tutti i libri di medicina. Sapendo la medicina, sa di medicina, sa della medicina, cioè ne ha il gusto, ne ha il sapore, la sente. Ma come si fa a saper fare bene, a sapere che cosa è bene fare? Quel bene è esattamente quello che ti viene dall'altro. Cioè, mi spiego meglio, cioè quel bene è una scelta. È quello che tu devi saper fare, se è opportuno o no, applicare quella cosa che stai facendo. Leggett prima ci ha raccontato delle storie importanti, magari quel giovane ricercatore sapeva benissimo la fisica, ma non sapeva niente di fisica, cioè non era bene il suo sapere, cioè non faceva assolutamente bene. E allora io mi sono chiesto tante volte, ma quel bene come faccio? Cioè come faccio... Io che so di una professione, so di un sapere, beh, come faccio poi ad applicarlo? E se è giusto in questo momento che io sto parlando così, francamente, che ne è del mio sapere, parlarne così, è opportuno, è una scelta, che cosa deve fare? E allora vedete, deve fare questo. E qui voglio riprendere una cosa che Paolo ha detto sfumato, ma che credo io bisogna avere il coraggio di affrontare. Ed è questo, che non basta o non si deve più credere di sapere. Bisogna saper credere, che è una cosa completamente diversa. Perché uno che crede di sapere sa tutto, ma quel bene che viene non dal sapere bene le cose, ma a sapere che cosa è bene fare, quel bene è fuori dal sapere. A me questa è la cosa che mi inquieta. Quel bene della scelta è fuori dal sapere, è fuori da quello che so. Ma quindi, insomma, è paradossale. Cioè, io so bene
la medicina, ma che cosa mi fa capire che cosa è bene fare? È qualche cosa che sfugge al sapere della medicina. E dove sta? Evidentemente sta nell'altro che io non so, ma non nell'altro semplicemente di un altro sapere, ma nell'altro che viene. C'è nell'altro che io incontro, c'è l'altro e il mio non sapere. Questo sì, questo ce l'hanno insegnato, perché io nel momento in cui dialogo con un altro mi devo mettere in una condizione di non sapere, perché devo poterlo ascoltare. E allora vedete quanto è importante questo rapporto tra sapere e credere. Io poi sono napoletano e sta parola credere a me mi prende molto. Perché credere, da noi si dice credenza, però si dice crianza, ed è una parola strana che si associa al credere, perché la crianza è quello che si dice il morso della crianza, cioè quello che si lascia a chi viene, o quello che si lascia quando viene qualche più in là a seguire. E allora è importante questo, cioè la crianza, però a Napoli si dice pure le creature, e quindi insomma è una cosa che in qualche modo ritorna ancora, si dice la crianza, la credenza e anche lo stipo, cioè dove tu conservi le cose, non solo per chi viene. E allora noi dobbiamo... Sì Paolo, noi dobbiamo avere il coraggio di saper credere, cioè se volete di trovare una forma di religiosità laica. Sapete, noi viviamo in una città, in questa zona del mondo, la Magna Grecia, la Grecia. Per gli antichi l'ospite non era altro che il Dio che si presentava in sembianze umane. Questo era l'ospite. L'ospite è quello che io non so, è il mio non sapere. E io devo saper credere, cioè devo saperlo ascoltare, devo saperlo accogliere, devo saperlo ospitare. Può essere un Dio, è il Dio. È quello che io non so, è lo sconosciuto, è quello che io non so del sapere. Ma il bene che io devo saper fare è esattamente fuori dal sapere che so, è quello che viene dall'altro. Pensate quanto è importante questa cosa, che il bene viene dall'altro, dall'altro. Io non so altro, non so d'altro, non so l'altro. Questo è il mio non sapere, ma è lì che io devo andare a cercare il bene. E allora mi viene facile dire la felicità. Sapete, la felicità noi traduciamo con felicità una parola greca che forse non significa propriamente felicità, ma noi usiamo felicità, ed è la parola eudaimonia. È una parola dolcissima, bellissima, eudaimonia. Però questa eudaimonia ha un precedente con una parola che è inquietante, con un detto che è inquietante. Ed è quello che tutti quanti ricordiamo, l'inciampo che noi abbiamo quando troviamo quella frase di Eraclito, che dice «Ethos antropo eidaimon». Sì, la sappiamo tutti quanti. L'ethos dato all'uomo, perché quello è un dativo, antropoi, non è un genitivo. L'ethos dato all'uomo è demone. L'ethos è il dentro, è la tana, è l'abitare. Cioè dentro di noi abita un demone. Il buon Freud avrebbe detto l'io non è padrone a casa propria. Cioè, ma allora perché non è padrone a casa propria? Perché evidentemente c'è dell'altro dentro di noi. Cioè l'altro, prima ancora che noi lo incontriamo, noi lo sentiamo. È curioso che nel nostro abitarci noi stessi, noi siamo in una convivenza di... dove il problema è esattamente la scelta. E il bene qual è? E il bene è stare bene con il proprio demone, stare bene con il proprio estraneo, stare bene con il proprio altro, stare bene con l'altro. Wow, terribile sta cosa. Ma come? Eudaimonia significa questo? Sì, poi sapete, il buon Platone arrivò, perdonate insomma questa,
questa parentesi, il buon Platone arrivò e disse: ma quel daimon è l'eros, e invece di un'etica procurò di fare un'erotica. Adesso erotica significa tutta un'altra cosa, ma per Platone significava proprio partire da quel demone eros per generare attraverso il bello. Cioè, per dirvi che cosa di questo daimon chiudo, di questo daimon che ci abita. Beh, chi gioca con il greco sa che la parola stessa individuo si gioca a dire en dia duoin, uno in due. Ognuno di noi è così. Cioè, non c'è niente da fare, noi siamo divisi. Siamo divisi noi stessi. Il problema è come si tengono queste due parti di noi stessi. Vedete, oggi si parla costantemente, ed è un mio cruccio di questo tempo, si parla costantemente della fragilità. Un tempo, per me, la fragilità era associata al bello. Difatti, quando arrivava a casa lo scatolo con scritto fragile, c'era il disegnino col bicchiere, con il gambo sottile e sottoscritto maneggiare con cautela, tenere in alto. Ma che bello! E immediatamente era bello tutto questo. E adesso invece la fragilità significa le fragilità, la povertà, non si dice più oramai ragazzo a rischio, ma si dice fragile. Oramai questa fragilità è subentrata dappertutto. E che cos'è la fragilità? Ma in fondo, se io faccio attenzione, la fragilità è la nostra stessa condizione, la condizione di ognuno di noi qua dentro è fragile. Dove sta la sua fragilità? La sua fragilità sta nel fatto che vive fra sé e sé, fra sé e gli altri. Noi siamo, la nostra condizione è di essere esattamente fra, e di abitare questo spazio, che è uno spazio sottile in fisica, peraltro, c'è il clivaggio, cioè due pezzi si tengono insieme con un nulla che non ci sta ma ci sta, per cui insomma un grande problema della fisica è stato per tanto tempo il vuoto, che non esiste ma c'è. Esattamente come nel fra ci siamo esattamente noi, ma non voglio farvela lunga, il problema è questa convivenza. E allora la felicità, io avevo dato come titolo il sommo bene, fatto male, di sommo bene, ma come, insomma, il sommo bene, quindi non andrò. Però il sommo bene è quella parola che sta all'inizio della Costituzione dell'Europa moderna. La Costituzione dell'Europa moderna nasce sulla ricerca della felicità. Pensate, siamo nel Settecento e non un millennio fa, come ha detto qualcuno a proposito della Francia democratica. No, siamo nel pieno Settecento, fine Settecento, dove la Costituzione americana parla della ricerca della felicità, e in Europa questo era l'argomento. Noi siamo espressione di quell'Europa che si costituisce proprio sulla ricerca e sulla definizione della felicità, e arriva appunto l'argomento del sommo bene, perché il sommo bene ti deve dare la felicità. E il sommo bene qual è? Non ve lo spiego, ovviamente, insomma sto qui soltanto a lanciarvi questa cosa per chiudere, ma il sommo bene è quando si è, quando la moralità coincide con la felicità. Vedete quanto è importante, non basta sapere bene le cose se poi non si sa che cosa è bene fare. Sì, io ho il merito di sapere delle cose, ho la virtù di sapere delle cose, ma poi mi devo agganciare alla felicità, a quel bene. Ma qual è il bene? Il bene è la mia relazione agli altri. E allora Kant, quando deve spiegare il sommo bene, dice questa cosa all'inizio della Costituzione dell'Europa moderna, dice che l'etica è basata su due principi che non possono essere separati: la realizzazione di sé e la felicità degli altri. Se uno si realizza da solo e gli altri sono infelici, l'etica finisce. Cioè non ci sta felicità. Ma lo stesso Aristotele aveva detto che la felicità, se non sono felici tutti, insomma, la tua felicità non serve a niente. Esattamente come diceva, ma se io vedo un bellissimo tramonto, ma non ho nessuno a cui dire, guarda quanto è bello, ho visto quel tramonto bellissimo, quel tramonto non è più bello. Quindi anche il bello
è il poterlo dire all'altro. E noi che abbiamo separato il piacere dal bello e mettiamo mi piace ad ogni cosa brutta, anche la comunicazione non fa più comunità, non è più bella la stessa comunicazione. E allora ci ritroviamo sul fatto che stiamo perdendo con il bene, il bello, e forse la felicità è il bene più bello o la bellezza più buona, però appunto il bene non si dà senza l'essere buone. Questo legame che Kant dava continuamente come assolutamente inseparabile, cioè la realizzazione di sé e la felicità degli altri, guardate, è anche l'espressione di questa continua fragilità che noi abbiamo, perché siamo fragili, perché siamo fra. Io sono fra me e me, anche in questo momento che sto parlando, io sto parlando fra me e me, sto parlando fra me e voi, sto cercando di parlare fra me e voi. C'è proprio una condizione umana. E allora c'è stato qualche mio studente qua che mi ha avvicinato prima, a cui ho ricordato sempre questa cosa qua, che questa divisione, questa dualità è quella che noi ci portiamo tra la vita che siamo e la vita che abbiamo. Noi siamo vita, siamo vita, ognuno di noi è vita. Guardate, siamo vita, qua dentro siamo vita, come un qualsiasi animale vivente. Siamo vita e abbiamo vita, e non è la stessa cosa. La vita che siamo è impropria, non è propriamente nostra. La vita che abbiamo è quella nostra, è la casa, sono i libri, sono le amicizie, sono tutte queste cose qua. Il punto è mettere insieme la vita che siamo con la vita che abbiamo. Cioè tenere nella vita che abbiamo la vita che siamo. Guardate che la felicità non si acquisisce, non si conquista, non si raggiunge. La felicità si preserva, si conserva, perché è la vita stessa che è felice. E allora quest'ultimo passaggio me lo permetti, Paolo, perché sei stato bellissimo a ricordare, cioè a non ricordare il sogno del tuo maestro, che ti è venuto in sogno, ma tu non ricordi il suo sogno, il sogno che hai fatto, che cosa ti ha detto, ma semplicemente perché tu sei quel sogno. E ricordo sempre questa espressione di Adorno, bellissima, che quando ci fu tutto il problema della Shoah, eccetera, lui diceva che gli veniva spesso questo sogno, che non era lui a vivere, ma il desiderio degli altri, che non erano, che non avevano potuto vivere, che erano stati crocifissi, per così dire. Ognuno di noi è il desiderio, il sogno, ognuno di noi, è perché se il sogno è desiderio, se ci sta questa equiparazione, noi siamo il sogno di quelli che ci hanno preceduto. Siamo il sogno, siamo il loro desiderio. E allora noi dobbiamo sognare, cioè dobbiamo unire insomma il nostro desiderio con il sogno. Ci dicono che non abbiamo futuro. Guardate, io in carcere l'ho capito bene questa cosa. Quando un detenuto mi diceva io poi leggerò questo, poi farò questo, e io dissi alla persona che mi stava vicino, ma questo tipo tra poco esce. Diceva no, questo ne avrà ancora per anni, almeno 10 anni insomma ne avrà. E allora io capii in quel momento una cosa che non, fui contento perché finalmente capii perché non capivo a scuola la spiegazione del futuro. Quando mi parlavano del futuro anteriore, poi con Città dell'Ascenso ho capito il futuro remoto. Mi sono inquietata ancora di più perché il futuro anteriore è una cosa che mi sfugge. Invece io ho capito, il futuro remoto è proprio il desiderio, è bellissimo, guardate. Ma ho capito che non c'è il futuro anteriore, ma c'è il futuro interiore. Cioè io il futuro lo devo avere dentro, non è che viene dopo. E allora quello che ci manca, perché il futuro è una strana parola, è fatta da un fu, che è un passato remoto, fu, partecipato, cioè messo al participio, futuro, partecipato, cioè un passato remoto partecipato. Il futuro è quello che racconteremo come passato di quello che è adesso. È il presente che non è raccontabile. Per cui grazie a Maurizio che ci racconta e quindi ci dà racconto, perché il presente che non è raccontabile non ha futuro. Il ragazzo che arriva a scuola e gli dice che cosa hai fatto a scuola? Niente.
O quando tornate a casa e dite, beh, com'è andato? Non ne parliamo. Cioè, è lì che il futuro manca. Non ci manca il futuro. Ci manca il racconto del presente, la raccontabilità di questo presente. Se io devo raccontare che cosa è successo in questi giorni, dico, è meglio non parlarne. Il punto è esattamente questo.